Un saluto a tutti i lettori di HDBlog, siamo sempre in compagnia del tablet Samsung in versione slim. Oggi ci vogliamo focalizzare sul reparto internet e quindi sulla navigazione web. Navigazione web che offre una ottima interfaccia, da questo punto di vista il browser di Samsung non è stato praticamente modificato, troviamo tutte le classiche impostazioni che troviamo su Honeycomb con semplicemente una skin diversa, ma in realtà appunto le funzionalità sono le stesse che troviamo su Honeycomb originale. Possibilità di visualizzare tutti i siti in flash, quindi attivando il plugin, e tutte quelle funzionalità relative alla sicurezza. Siamo andati nella home di HDBlog, passiamo al tema normale. In questo momento siamo connessi in 3G con una connessione abbastanza lenta, quindi la velocità di caricamento non dipende dal tablet, ma in questo momento dipende molto dalla nostra connessione, che è abbastanza lenta. Comunque i contenuti vengono visualizzati senza nessun tipo di problema e soprattutto nel momento in cui siamo per esempio in una schermata possiamo tranquillamente navigare, ma ad esempio fare una screenshot e mandare questa screenshot a qualcuno direttamente tramite il menu applicazioni. Possiamo entrare nel nostro archivio e quindi all'interno del screen capture possiamo trovare le immagini che abbiamo appunto fatto in questo momento. Questa immagine può essere impostata e condivisa, ma poi possiamo anche andare a modificarla attraverso il programma che abbiamo fatto vedere nel focus precedente dell'editor di immagini. Attraverso appunto l'editor di immagini possiamo ad esempio prendere l'immagine che avevamo scattato e modificarla inserendo varie note ed effetti. Tornando appunto all'esperienza internet, come possiamo vedere non ci sono problemi di gestione della pagina, tutti i contenuti vengono visualizzati, la navigazione è buona, diciamo che comunque su Galaxy S2 la navigazione internet è superiore a livello di velocità pura, come possiamo vedere lo scroll è fluido, ma qualche piccolo caricamento della pagina, qualche piccolo artefatto è presente. Comunque di sicuro un'esperienza migliore con Android 3.1 rispetto alla versione precedente, soprattutto per quanto riguarda il multitouch, che adesso è finalmente fluido e preciso rispetto appunto alla versione precedente. Entriamo adesso nella parte video, quindi nella parte in flash di HDBlog. Mentre carica la pagina possiamo ovviamente accedere a tutte le funzionalità che abbiamo aperto fino adesso all'interno del nostro tablet, come vedete sono tantissime le applicazioni, ma possiamo anche interagire per esempio con il programma presente per prendere le note, quindi apriamo una schermata sopra il nostro lavoro e scriviamo una nota. Salvata la nota, torniamo direttamente alla nostra interfaccia per ad esempio andare a vedere un video. Prendiamo un video, quindi un video ovviamente in flash attraverso l'interfaccia che troviamo nella parte video di HDBlog, anch'essa in flash. Come vedete il video viene visualizzato e proposto senza nessun tipo di problema, la fluidità è molto buona, possiamo ovviamente ruotare la schermata e continuare a vedere il nostro video direttamente appunto nella schermata che ci propone questa pagina, e possiamo chiaramente stoppare e andare per esempio ad accedere alla pagina inferiore dove troviamo gli stessi video, ma in questo caso in pop-up, quindi non attraverso l'interfaccia flash superiore, ma attraverso un pop-up che si pone sopra la stessa pagina. Anche in questo caso non ci sono problemi per la visualizzazione del video, stiamo visualizzando ora un video a 720p, la connessione che abbiamo in questo momento è molto lenta, quindi non sappiamo se riusciamo a vedere il video che a quanto pare non riesce a essere caricato in quanto appunto i dati scambiati sono troppo pochi.
Ovviamente il video può essere visto anche attraverso l'interfaccia YouTube, e anche in questo caso la connessione internet non ci viene in aiuto in quanto è particolarmente lenta, proprio perché la copertura in questo momento è scarsa. Possibilità di ruotare in tutte le direzioni il nostro tablet con una buona velocità, come vedete, e una discreta interazione con l'utente. Reparto internet quindi migliore rispetto all'esperienza Onicomb precedente, la 3.0.1, con ancora qualche piccolo problema che sicuramente potrà solo migliorare con prossimi aggiornamenti e release future anche da parte di Samsung. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicolò.